Alexa è l'assistente vocale targato Amazon, che ormai è entrata nella vita di quasi ognuno di noi. Dico quasi perché io non ce l'ho. Molti su YouTube fanno diversi unboxing, vi spiegano come configurare Alexa, vi spiegano come utilizzarla, ma nessuno vi spiega esattamente come funziona. Oggi vi spiegherò nel dettaglio come funziona Amazon Alexa, a come fa a interpretare il nostro linguaggio e a risponderci con una simpatica risposta. Alexa viene spesso fornita attraverso il prodotto Echo Dot e, se configurata bene, può letteralmente farvi il caffè. A me sarebbe molto utile. La maggior parte delle cose che dirò oggi non sono un segreto, sono presenti all'interno del sito di Amazon. Tuttavia, io ho anche utilizzato altre risorse e altre fonti per fare questo video, in modo da confezionarvi tutta una discussione quanto più completa e comprensibile possibile. Dunque, per tutti quelli come me che lavorano nell'ambito dell'intelligenza artificiale, il modo in cui Alexa opera non è un segreto di Stato. Quindi quello che faccio adesso è semplicemente portarvi con la manina passo passo in questo mondo. Dunque, tutto quello che molti dicono è semplicemente che Alexa è basata sull'intelligenza artificiale. Fine discorso. Quando dicono sta cosa a me fa un pochettino incazzare, perché è vero che utilizza l'intelligenza artificiale, ma non usa un solo algoritmo, ne usa diversi. E adesso vediamo perché ne usa diversi. Dunque, una cosa da precisare è che gli algoritmi di intelligenza artificiale hanno bisogno di hardware specializzato, perché sono degli algoritmi molto pesanti e nella quasi totalità dei casi vengono utilizzate le GPU per questo scopo. Tra l'altro, sulle GPU io ci ho fatto un video e se non l'avete visto andatelo a vedere, ma non adesso, quando finite questo video. Il dispositivo Amazon Echo Dot non ha questa potenza computazionale da poter far girare tutti questi algoritmi di intelligenza artificiale. E quindi come fa Alexa a capirci? Lo vediamo dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Under the Hood. Io sono Valerio e oggi vi porterò nel magnifico mondo di Alexa. Ma prima di cominciare vi voglio ricordarvi di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina. Vedo che molti di voi guardate i miei video non siete registrati. Se non volete perdervi gli altri video che porto su questo canale, iscrivetevi e cliccate la campanellina. Per voi non costa nulla, è gratuito pinguini, è gratuito. E perché non fare una cosa gratuita? Inoltre sono anche su Instagram, quindi qui sotto troverete il mio tag e se mi volete seguire fatelo pure. Dunque, adesso iniziamo. L'analisi del linguaggio di Alexa non è fatta sul dispositivo Echo Dot, ma è fatta sui server Amazon. Tuttavia, una parte dell'analisi del linguaggio è fatta appunto sul dispositivo. E adesso andiamo a vedere quale parte è fatta sul dispositivo e quale altra parte invece sono fatte sui server di Amazon. Dunque, per attivare Alexa, come molti di voi già sapranno, bisogna dire semplicemente Alexa, o si può anche configurare con un altro nome tipo Echo. Ora, questa parola è quella che viene definita wake word, ovvero parola di sveglia, parola che sveglia Alexa. L'algoritmo che individua la wake word è il suo dispositivo Echo Dot. Una volta che la wake word è stata individuata, parte la registrazione del comando che noi diamo ad Alexa, che viene presa e mandata sui server Amazon, che poi viene elaborata e vediamo poi come funziona. Ma adesso continuiamo a parlare sul riconoscimento della wake word. Dietro a questo c'è un algoritmo che si chiama keyword spotting, ovvero un algoritmo che non fa altro che individuare le parole chiave Alexa o Echo. E siccome è molto piccolo, non richiede una grossa potenza di calcolo, ecco perché può stare sui dispositivi Echo Dot. Ovviamente Alexa è in costante ascolto, ascolta tutto quello che noi diciamo. Nel momento in cui sente Alexa, si attiva. Adesso, qual è l'algoritmo di keyword spotting? Al momento in cui faccio questo video non sono esattamente sicuro al 100% quale sia l'algoritmo che loro usino. Non è perché è un segreto, come vi dicevo, è tutto pubblico, esistono pubblicazioni accademiche che lo spiegano. Però la ricerca si muove a un passo molto più veloce rispetto alla produzione industriale dei prodotti Amazon. Quindi io ho letto un algoritmo del 2020 e non so se questo algoritmo è già presente su Amazon Echo. Io vi spiegherò questo che ho trovato, perché credo che sia uno degli ultimi che Amazon ha sviluppato, e vediamo come funziona. È una piccola rete neurale che è il suo compito è quello di individuare la parola Alexa o Echo in base a come è stata configurata. La rete neurale prende in input un audio e sputa fuori un numero compreso fra 0 e 1, che è semplicemente il grado di confidenza della rete nel catalogare la parola che ha sentita come una wake word. Se il numero si avvicina a 1, significa che la rete neurale è molto sicura che la parola che ha sentito è una wake word. Se invece il numeretto è vicino allo 0, possiamo stare tranquilli. Questo algoritmo utilizza quello che viene definito un sistema di attenzione, che permette di mettere l'enfasi su parte del suono
quelle utili, in altre parti del suono che magari alla rete non serve. Che magari mentre uno parla può fare tipo una pausa, come questa, e quella parte alla rete non serve, quindi utilizzando questo sistema di attenzione riesce a scattarle e focalizzarsi solamente a quello che gli serve. Tuttavia, come tutti gli algoritmi di machine learning, ci possono essere dei falsi positivi. Facciamo finta che io sto parlando a casa con un mio amico e dico la parola Alex De Piero. Alexa si potrebbe svegliare e potrebbe pensare che io stia dicendo un comando. Amazon ha pensato anche a come ridurre i falsi positivi. Come lo fa? Quando Alexa sente la wake word, come vi dicevo poco fa, inizia la registrazione e manda tutto ai server Amazon. La prima cosa che fa l'algoritmo, che interpreta il linguaggio, che poi vado nel dettaglio, è quello di processare la prima parte e andare a capire se quello che è stato detto è effettivamente una wake word. In questo caso viene utilizzato un algoritmo sempre basato sulle reti neurali, che è molto più grande, addestrato su molte più dati, con diverse variazioni fonetiche della parola Alexa, perché in Italia diciamo Alexa, magari in un'altra parte del mondo, che ne so, in Ucraina, magari avranno degli accenti un po' diversi, hanno un modello molto più grosso e molto più accurato per individuare la wake word. Quindi quello che fa il dispositivo è semplicemente una prima passata e il server fa la seconda passata. Quindi una volta che Alexa ha capito che la prima parte è la wake word, prende la seconda parte dell'audio, che è il nostro comando, e lo deve interpretare. Come fa a interpretarlo? Prima di tutto, la prima cosa che deve fare è quello di convertire l'audio in testo. E anche in questo caso viene utilizzata un'altra rete neurale, che non è molto diversa da quella che ha YouTube per generare i sottotitoli in maniera automatica. Tuttavia, dell'algoritmo che converte il suono in parole non esiste uno, anzi ne esiste uno per ogni lingua. E quello che fa è più o meno la seguente cosa: ogni volta che sento un suono, compara con un dizionario e cerca di trovare la parola che assomiglia a quel suono. Se quella parola non esiste, metterà una parola che gli assomiglia. Quindi ecco perché ogni tanto i sottotitoli automatici generati da YouTube possono scoglionarsi, perché magari quella parola non è messa nel dizionario che loro hanno utilizzato per addestrare questa rete con la lingua italiana. Questo algoritmo di interpretazione del linguaggio che genera il testo è molto intelligente, perché permette di interpretare le parole che sente nell'audio in base a un contesto. Faccio un esempio. Voce del verbo avere, modo indicativo, prima persona singolare, tempo presente, si scrive HO, ma la stessa pronuncia di O, ovvero la congiunzione disgiuntiva. Tuttavia, se la rete sente Alexa, ho fame, cosa mi consigli di mangiare? Come fa a sapere se quella O che ho detto è HO oppure semplicemente O? Lo capisce dal contesto, perché sarà distratta con tante frasi in italiano. E avendo imparato come queste parole vengono generate, Alexa riesce a sapere che quel suono è sì O, è lo stesso di O, H senza H non ha importanza perché hanno la stessa pronuncia. Hanno la stessa pronuncia per semplice motivo che l'H in italiano è muta, cioè non si aspira come nelle altre lingue. E quindi in base al contesto riesce facilmente a capire se è voce del verbo avere oppure la congiunzione O. Tuttavia, ancora non siamo arrivati alla fine, perché il fatto che Alexa abbia convertito i suoni in testo non vuol dire che questo sia un comando, è semplicemente un testo. A questo punto Alexa deve interpretare il comando in qualche modo. Se voi avete Alexa, l'avete configurata, sapete che Alexa contiene una serie di skill. Le skill sono praticamente le azioni che il vostro dispositivo può fare. Per esempio, se io dico Alexa dammi il meteo di domani, io sto invocando la skill per il meteo. E quindi il comando di Alexa è formato da tre parti: dalla wake word, dalla skill e dal comando. Alexa dimmi il meteo di domani. Ovviamente l'ordine non ha importanza per Alexa, perché non ha importanza. Come fa a capire che io sto dicendo la skill del meteo anche se si trova in mezzo alla frase? In questo caso Alexa utilizza un altro algoritmo di intelligenza artificiale che si chiama NLP, ovvero Natural Language Processing, ovvero analisi del linguaggio naturale. Questo algoritmo è basato su quello che vengono chiamati Hidden Markov Model, un'altra tipologia di algoritmo di machine learning. Ora, ovviamente, come vi dicevo poco fa, non sono sicuro al 1000 per 1000 che Hidden Markov Model sono utilizzati nei dispositivi di Alexa di oggi, perché queste cose che ho detto sono molto recenti e non so se sono già state rilasciate nei nuovi dispositivi Alexa. Come faccio a non saperlo? Semplicemente perché non ho Alexa e quindi non posso sapere se ci sono stati aggiornamenti di recente. Bene, arrivati a questo punto, abbiamo detto ad Alexa quello che vogliamo, Alexa l'ha interpretato, esegue la nostra skill e voi dite è finita. Non è finita. Perché Alexa ci risponde. E come fa Alexa
ha generato il linguaggio, e viene utilizzato in questo caso un altro algoritmo che si chiama NLG, Natural Language Generation, che significa generazione di linguaggio naturale. Anche in questo caso viene utilizzata una rete neurale che prende il testo generato dalla skill come risposta e lo fa diventare come se fosse un linguaggio umano. Algoritmi di sintesi vocale ne esistono da sempre. Io quando ero ragazzino utilizzavo un programma che si chiamava Airfinestra. Per fare l'albero ci vuole il seme. Però il risultato di questi programmi risultavano in degli audio molto robotici e molto metallici. Per quanto bene potessero funzionare, erano comunque, si sentiva che era artificioso. Invece Alexa suona bella e armoniosa, con un timbro di voce tra l'altro molto distintivo. Perché questa rete neurale che viene utilizzata, perché è stata addestrata a imitare il nostro linguaggio umano, è il modo in cui noi formiamo le parole. Per esempio, quando io parlo, riesco a mettere l'enfasi su certe parole piuttosto che altre. La stessa cosa lo fa Alexa, perché ha imparato su audio di umani che parlano una specifica lingua, perché anche in questo caso esistono diverse implementazioni in base alla lingua, inglese, italiano, francese, non ha importanza. Adesso abbiamo finito. Avete visto quanti passaggi ci sono? E tutto questo avviene in pochi secondi. Quindi capite bene che dietro c'è un grosso lavoro dal punto di vista della computazione. Quindi se qualcuno di voi si fosse innamorato di Alexa, adesso sa che si è innamorato di una serie di rete neurali, hidden Markov model e altre cagate di questo tipo. Quindi ecco perché quando dicono Alexa è basato sull'intelligenza artificiale. Sì, è vero, ma sono diversi passaggi di intelligenza artificiale. Non è solamente un solo grandissimo algoritmo, sono diversi. Adesso perché io non ho Alexa? Perché come vi dicevo, le registrazioni vengono mandate sui server Amazon. E Amazon conserva tutte le interazioni che fate con Alexa. E infatti, da quel che so, ovviamente io non sono sicuro, tramite l'app è possibile cancellare le registrazioni delle interazioni fatte con Alexa. Amazon sostiene che utilizza questi audio per migliorare il servizio, però ovviamente dentro di me chi mi garantisce al 100% che l'audio che va ad Amazon è solamente relativo all'interazione con Alexa, perché come vi dicevo Alexa sta sempre in ascolto e nessuno vederebbe ad Amazon di registrare quello che si dice in casa mia. Molto bene. Adesso abbiamo veramente finito. Come al solito io vi ringrazio per avermi ascoltato e fatemi sapere la vostra esperienza con Alexa, oppure fatemi semplicemente sapere la vostra opinione di Alexa. Ce l'avete? L'avete mai provato? Vi trovate bene? Vi trovate male? Cercate di convincermi ad acquistarla e a tenerla in casa. Benissimo, io vi ringrazio per avermi ascoltato e ci vediamo col prossimo video. Ciao!